Direttore, 3 punti di platino, quanto ci credevate alla vigilia? Quanto possono fare la differenza nel cammino dell'Avezzano? Beh, sicuramente 3 punti importantissimi, normale non è una questione di crederci, noi pensiamo di avere un organico di primo ordine e quindi è normale che qualsiasi partita andiamo ad affrontare la giochiamo per vincere. Primo tempo non è stato un granché, nel senso ha regnato l'equilibrio secondo me, e il secondo tempo abbiamo fatto qualcosina in più e alla fine abbiamo meritato di vincere la partita. Battute a parte, può essere una vittoria letteralmente di testa, sia perché 2 gol sono arrivati su gioco aereo, ma sia perché l'Avezzano è stato bravo a non scomporsi nonostante lo svantaggio. No, assolutamente, quando contro una squadra forte come il Campobasso si va sotto con il risultato ci può essere un contraccolpo negativo, i ragazzi invece sono stati bravissimi a reagire subito, a non perdere mai la testa, il bandolo della matassa e alla fine la qualità che abbiamo, tra virgolette, al di là dei gol fatti di testa, perché poi anche quella è una qualità, siamo stati molto bravi a raggiungere il risultato. Tra 3 giorni si ritorna subito in campo. Quale deve essere il cammino dell'Avezzano? Ma il cammino dell'Avezzano deve essere un cammino importante perché il presidente è una persona molto ambiziosa, ha investito tanto in questa squadra e in questa città e quindi sicuramente il percorso deve essere importante. Domenica andiamo ad affrontare una squadra che comunque è una squadra ostica da affrontare, che venderà cara la pelle e noi dobbiamo essere bravi nel non cadere nel tranello della rissa di queste cose, così come è successo un po' nel secondo tempo a Termoli, ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita, a giocare, ad avere il predominio del gioco e poi alla fine insomma si vedrà come sarà andata.